è la forma più spettacolare per conservare e raffigurare le antiche tradizioni medievali, ma anche un bel esempio di efficacia, potenza fisica, estro e creatività. Stiamo parlando degli sbandieratori, che ha ogni città dalle origini antichissime. Il gruppo delle sbandieratrici di Viterbo è nato nel 1980 per rappresentare l'espressione del passato storico, artistico e religioso della città di Viterbo. Con loro non mancano i tamburi e il suono delle trombe, che accompagnano sempre le esibizioni di questo gruppo tanto bravo che ha recentemente conquistato in Sicilia il campionato italiano riservato ai gruppi di sbandieratori. Già, perché in Italia ormai questi gruppi sono talmente ben organizzati che si sfidano a duello all'ultimo colpo di bandiera. La spettacolarità della manifestazione è arricchita da emozionanti fuori programma proposti dagli armigeri che combattono per difendere i loro sovrani. Scene provate e riprovate più volte per arrivare alla massima espressione del coraggio e della bravura dei loro antenati. Le armi sono vere e riprodotte fedelmente come quelle medievali. Ma dietro questo, che può sembrare solo un divertimento, c'è tanto lavoro e per arrivare a conquistare il titolo italiano, tutti questi ragazzi ed i loro istruttori hanno faticato davvero tanto. Il gruppo nasce nel 1980 perché il Comitato Centro Storico di Viterbo, che era impegnato dal 66 alla costruzione della mini macchina di San Giovanni per Santa Rosa, aveva pensato di fare un'associazione per le ragazze. C'era venuto in mente proprio di costruire un gruppo prettamente femminile di sbandieratrici. I ragazzi sono una cinquantina che si impegnano almeno 4 volte a settimana e lavorano seriamente. E i risultati ci sono stati. Quest'anno alla Parata Nazionale della Bandiera, organizzata dalla Lega Italiana Sbandieratori, si sono aggiudicati 2 primi posti nella categoria corteggio e arrivo canto, e si sono classificati bene nella coreografia della grande squadra, arrivando 6esti, con grande esibizione poi dei tamburi. I programmi futuri sono quelli di continuare su questa strada. I ragazzi, noi come comitato siamo impegnati nel trovare tutti i supporter, tutti gli sponsor, tutti quelli che ci possono aiutare nella nostra attività. E loro, i ragazzi, che ne pensano? Sono grandi soddisfazioni, perché dopo essersi allenato per tanto tempo e stare nel gruppo da molto, da più di 20 anni, sapere che comunque ci hanno dato un bel riconoscimento, questa è una grandissima soddisfazione. La maggior parte di noi sono autodidatti per quanto riguarda il discorso musicale, quindi cerchiamo, collaborando tra di noi, di creare una musica che sia d'accompagnamento per le sbandieratrici che da gara per noi quando è il momento, insomma. Ma ci sono anche i personaggi che accompagnano il gruppo. Io rappresento l'araldo, cioè colui che si fa portavoce delle figure e dei momenti del passato storico di Viterbo. Ogni persona raffigura un personaggio, a cominciare dall'imperatore Federico II, dalle sue compagne che si sono succedute accanto a lui, alle nobili famiglie della città di Viterbo, la famiglia Gatti in particolare. È un impegno che prosegue nell'arco sia della settimana, vorrebbe dire che 1 o 2 giorni alla settimana è una costante, e in certi periodi dell'anno in vicinanza di quelli che sono i momenti più vicini alle rappresentazioni, anche tutti i giorni. Un lavoro duro dunque, che però è ben ripagato con tante soddisfazioni. Esibirsi anche all'estero, ad esempio, ed ottenere, come hanno fatto le sbandieratrici del Comitato Centro Storico di Viterbo, tanti consensi. Insomma, anche questo è un veicolo importante per far conoscere il capoluogo della Tuscia e le sue bellezze ambientali, storiche ed artistiche in tutto il mondo.